alpini e anziani, un matrimonio che non tradisce mai, specialmente in quella che viene definita provincia, dalla quale però i cittadini spesso dovrebbero prendere esempio. È il caso di Laives, dove il locale Gruppo Alpini, come da tradizione, ha organizzato una castagnata abbinandola alla festa dei compleanni che si svolgeva in contemporanea al centro Don Bosco, manifestazione decisamente gradita vista l'alta partecipazione. Ma però non finisce qua, perché noi adesso venerdì pomeriggio andremo a casa di riposo qua a Laives, andiamo a trovare anche quegli anziani che non si possono muovere, allora andiamo noi da loro con le castagne a fare un po' di allegria, un po' di compagnia anche a quelli che hanno bisogno di avere un po' di compagnia, di ridere e passare qualche ora in allegria. E anche Laives si sta preparando alla grande adunata degli alpini del maggio 2012. La città della Bassa Tesina, assieme a tutto il circondario, farà la sua parte ospitando quante più persone possibile in modo da sgravare il peso al capoluogo. L'importante è riuscire a sistemare bene a Laives, e non solo a Laives, a San Giacomo, a Pineta, a Laives, a Bronzolo e a Vadena, che è un settore così diciamo unico, dove cerchiamo di sistemare tutte le persone che hanno chiesto di poter partecipare, hanno chiesto di avere un posto da dormire, hanno chiesto di poter mettere una tenda qui a Laives. Noi stimiamo fino adesso già un 3.000 richieste abbiamo già Laives, ma è un numero chiaramente che andrà a lievitare col passare del tempo, perché più ci avviciniamo alla adunata più cresce la richiesta. Quindi Durvalder può stare tranquillo, Laives ci sarà? Ah, Durvalder può stare tranquillissimo, Laives ci sarà e ci sarà la grande Laives.